18 giugno abbiamo indetto un referendum popolare, quindi chiederemo a tutta la cittadinanza di votare sì o no rispetto alla presenza delle grandi navi all'interno della laguna. Questo giusto per mettere un po' di chiarezza. Il sindaco, da quando è stato eletto, ha detto: ah, i cittadini hanno già scelto quando hanno deciso di votare me. Sappiamo tutti, è del tutto evidente il grado di castronaggine di queste affermazioni e di superficialità di questo tipo di valutazione. Andiamo nello specifico, è una sfida che facciamo a tutti. Noi diciamo un referendum. Già da questa campagna elettorale e già dal 18 lanciamo una mobilitazione che stiamo costruendo in termini nazionali invece per il settembre e precisamente per domenica 24 settembre. Qui davvero il 24 di settembre, cioè il referendum del 18, vuole anche un po' lanciare, non dico un ultimatum, ma quasi, nel senso, sono passati 5 anni di mobilitazione, continuano a prenderci in giro, continuano a proporre soluzioni finte, perché adesso noi entreremo nel merito tecnico della proposta del Vittorio Emanuele, ma non sta in piedi neanche se la impali, quindi è solo un trucco per tenere lo status quo così com'è. Visto che non possono più dire, ci va benissimo che navi passano davanti a San Marco, in bacino, davanti a Canale Giudecca, si inventano soluzioni sempre più strampalate che verranno bocciate l'una dopo l'altra, che non stanno in piedi, solo per mantenere per più tempo possibile sta roba. Noi diciamo basta. Diciamo basta, il referendum del 18 darà un segno inequivocabile, secondo noi, della volontà dei cittadini di questa città, rispetto alla presenza delle grandi navi in laguna, e diciamo il 24 di settembre, verso la fine della stagione crocieristica, è un po' la deadline, è un po' l'ultimatum, nel senso che se ancora dovessero esserci navi in laguna dopo il referendum, dopo 5 anni, dopo tutte le soluzioni sul tavolo, allora il 24 settembre torneremo a bloccarle.